Il Signore sia con voi. Vi benedica il Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Ragazzi, buon Natale, felice Natale a voi e alle vostre famiglie. Lo spirito del Natale per un'assemblea d'istituto molto speciale. In occasione della chiusura della scuola per le festività, l'Istituto Tecnico Economico Statale Ettore Carafa ha invitato il Vescovo di Andria, Monsignor Luigi Manzi, a partecipare alla consueta riunione nella quale gli oltre 600 studenti che popolano la Scuola Superiore del Centro Federiciano tracciano un bilancio delle attività svolte. Abbiamo deciso di coinvolgere anche la voce della Chiesa Cattolica per far sì che i ragazzi si sentano proprio la presenza e quindi per far sì che la Chiesa possa manifestare il proprio ruolo dentro la società, cosa che oggi purtroppo nelle generazioni più giovani sta man mano scomparendo. Quindi proprio per augurare un buon Natale a tutti quanti abbiamo deciso, anche grazie al nostro dirigente Vito Amatulli, di invitare il nostro Vescovo Monsignor Manzi. Dio che si fa piccolo e scende in terra tra gli uomini per portare la sua parola. Questo per il Vescovo è il vero significato del Natale, un messaggio da rivolgere soprattutto ai più giovani. Il Natale ci presenta un Dio non grande, potente, assoluto, dominatore, ma ci presenta un Dio bambino e quindi è una lezione grande per noi. Noi che facciamo di tutto per farci grandi, è Dio che è il grande che invece si fa piccolo. Ecco, questa è la lezione del Natale che oggi sono venuto anche a portare ai ragazzi di questa scuola. Ho accolto molto volentieri l'invito e sono qui proprio per testimoniare l'amore, l'affetto, l'attenzione della Chiesa ai giovani, perché ci aspettiamo cose belle e cose grandi da loro, da qui a qualche anno. E davvero il messaggio natalizio è tutto per loro. La speranza manifestata da Monsignor Manzi è che le giovani generazioni possano crescere nel rispetto dei valori della fratellanza e della solidarietà, in modo tale da creare un mondo migliore rispetto a quello attuale. Noi dobbiamo avvicinare i giovani, testimoniare loro affetto, amicizia, testimoniare loro stima, la certezza che loro faranno cose belle da grandi da qui a qualche anno e quindi l'invito a loro a impegnarsi perché possono arrivare al momento delle responsabilità ben preparati, ben formati e fare un pochetto meglio di come abbiamo fatto noi adulti.